Benvenuti nell'acquisti manga numero 10. Vi dico subito intanto che sono qui seduto sulla sedia e i manga mi superano. C'è un pillarone grandissimo e uno un po' più piccolino, ma c'è della roba buona. Vi dico solo che ci sono dei pezzi nuovi, almeno nuovi per me, cioè dei volumi nuovi che non ho mai preso, e ve li lascio alla fine, perché comunque sono nuovi, è giusto che li lascio alla fine. Cominciamo subito e cominciamo con un fumetto, chiaramente, il fumetto che esce mensilmente in edicola, ovvero numero 10 di Morgan Lost. Allora, anche questo mese, ragazzi, è uscito Morgan Lost e anche il prossimo mese uscirà, perché dietro c'è scritto quando uscirà, cioè c'è scritto, c'è la copertina del nuovo volume, e il prezzo di 3,50€, Bonelli l'editore, è bellino, ci sta. Ah, il titolo non vi ho detto come si chiama, Senza nome e senza volto. Poracci, non c'ha né il nome né il volto. No, che vita di merda. Andiamo avanti, ragazzi, e se vi ricordate nel video Parliamo di manga, dove vi ho parlato di The World Got All It Knows, avevo tutti i numeri dall'1 al 15, poi vabbè, ne sono usciti altri ma non li prendo, dall'1 al 15, ma mi mancava un numero, ovvero il numero 11. L'ho preso solamente per fare la serie dall'1 al 15, non ho assolutamente intenzione di continuarlo perché non mi piace. L'ho preso, cioè l'avevo già prenotato, quindi l'ho dovuto prendere. E niente, The World Got All It Knows non ve lo consiglio, anche se mi hanno detto che dopo il 15 diventa bellissimo. Ho capito, ma se un manga non ti prende all'inizio, che cazzo lo prendi a fare? E prezzo 4,20€, Star Comics, che vi devo dire, non lo prendete. Regà, siamo arrivati a una serie che avevo lasciato un po' da parte e adesso la sto continuando. Il problema è che i numeri sono parecchi e ancora non li ho tutti, ma li recupererò. Ammetto che all'inizio non avevo intenzione di recuperarli tutti, li avevo, cioè sì, bello, bello, però non voglio recuperarli tutti perché al limite me la guardo sul computer. Però poi ho detto no, beh, dai, magari qualche numerino lo prendo, arrivo fino a lì, fino a un certo punto sono arrivato a un buon numero, ho detto dai, già che ci sono, me li piglio tutti. Però ancora non sono arrivati e sto parlando chiaramente tutto Hitman Reborn. Come vedete questo è il numero 11, perché fino al 10 già ce l'avevo e già ve l'avevo fatto vedere. Ho preso l'11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e immaginate qual è quello dopo. E bravi, numero 20. Allora regà, To the Hitman Reborn, bello, veramente bello, ma tanto tanti di voi già lo conoscono. Anche questo Star Comics, prezzo, non riesco a trovare il prezzo, ecco, 4,30€, ci sta, ve lo consiglio veramente. E poi, figa, la famiglia Gongola è il top, cioè, di che cosa stiamo parlando? Famiglia Gongola, sì. Regà, siamo arrivati a un altro manga che avevo lasciato un po' lì da parte, e ho deciso di portarlo un po' avanti, neanche troppo, perché chiaramente voglio leggermelo e se mi piace continuerò, se no lo lascerò accantonato da una parte in un cantone. Sto parlando di, anzi questo è il numero 4 di Nejima. Allora, io avevo i primi tre, anche questi ve li avevo fatti vedere negli acquisti manga tanto tempo fa, e ho preso il numero 4, il 5, il 6, 7, 8, 9 e il numero 10, l'ultimo che ho preso. Lo so, ce ne sono altri, adesso voglio leggermi questi, adesso quando avrò tempo mi leggerò questi e se poi mi piace mi prenderò anche gli altri, se no come vi ho detto lo lascerò perdere. Non vi so ancora dire niente perché sì, conosco un pochino la storia, ma non avendolo letto non so i dettagli, non lo so, ecco. Prezzo 4,20€, anche questo della Star Comics. Non so, non ve lo posso consigliare non avendolo letto. Andiamo avanti. Ragazzi, siamo arrivati a una Perfect Edition. Allora, vi dico subito che anche questa, come gli altri, come Nejima e come Reborn lì, li avevo lasciati un po' da parte. Ma non perché non mi piacevano, li ho lasciati da parte perché avendo tante cose da prendere ci vuole comunque del tempo, non è che posso prendere tutti insieme, non ci riesco, non ci riuscirò mai. Il numero, vi dico solo che non sono riuscito a prendere tantissimi numeri, ma non perché non li volevo prendere io, ma perché in quel momento non c'erano, non mi andava neanche tanta voglia di prenotarli, ma piano piano me li farò, ci metterò tipo 20 anni, ma me li farò in 20 anni, ma va bene. Ovvero numero
9 di Shaman King, ma non solo il nome, perché devo prendermi il nome? Mi prendo anche quello senza nome, come il titolo di manga Morgana. Ma che cazzo mi sono fumato oggi? Vabbè. Numero 9, 10, sì, e l'ultimo per oggi è l'11. Come, non so se avevo già detto questa cosa, io da piccolo Shaman King, l'anime, qualcosa avevo guardato e non mi piaceva per niente, proprio per niente. Ve l'avevo anche detto durante l'aggiornamento della stanza, che veramente Shaman King, quando è uscito l'anime, faceva cagare, meno male non mi piaceva. Leggendolo veramente è tutta un'altra cosa ed è molto molto meglio. Ragazzi, un'altra Perfect Edition e questa volta è il numero 11 di L'Emblema di Roto, Dragon Quest chiaramente. E non vedo l'ora di averli tutti e 15, poi mi leggerò quelli che mi mancano, tipo mi manca dall'8, adesso li voglio avere tutti e poi mi faccio una tirata fino alla fine. Regà, un altro numero che apprezzo, devo dire che apprezzo e non me l'aspettavo, questo è il numero 8 di Gantz. Ma si dice Gantz, vabbè, numero 8 di Gantz. Bello, 4,50€, Planet Manga, io ve lo consiglio perché è fatto bene. E poi ci sono anche delle scene, aspettate, non lo so, questo ancora non l'ho visto, mazza quanto sei brutto per te. No, non le vedo le scene, però all'inizio qualche scena c'era. Regà, so che tanti di voi amano questo manga, io ci ho messo una vita a leggermi il primo volume e se tornassi indietro nel tempo veramente me lo leggerei subito di corsa, perché mi è piaciuto veramente tanto. Lo so che ho detto troppe volte veramente, ma non me ne frega niente, perché è molto 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 bello. Sto parlando di Sunken Rock. Io ho letto il primo e ho detto porca troia, ho solo il primo e adesso come faccio? Non posso non avere anche gli altri, cazzo, devo andarlo a prendere, anche perché mi pare sia finito, comunque lì vicino, manca l'ultimo numero. Io vi dico solo che appena l'ho letto ho detto cazzo, è splendido, fatto bene, mi piacciono i disegni, mi piacciono le reazioni, cioè è bello, quel manga è veramente bello. E chiaramente ho preso il numero 2, cioè dietro tutte le copertine così, non mi lamento assolutamente, però Sunken Rock 2, 3 e 4. Lo so cosa state aspettando le copertine dietro, maialini, eccole qui, siete proprio dei maialini. Che bella pistola, la pistola, regà. Scusate, pensate che io sia solamente un porco? Certo, scusa. Vabbè. Regà, anche questo è un altro manga che se l'avessi letto prima l'avrei recuperato molto prima. Purtroppo ho paura, questa è la mia paura, non sono sicuro che sia difficile da recuperare tutto. Io fino adesso ho letto il primo perché uno ne avevo e ho recuperato altri volumi, pochi. Spero veramente che col passare dei numeri, so che è finito già da un po', ma col passare dei numeri riesca a trovarlo abbastanza, riesca a trovarlo abbastanza bene. Voi dite ok, ma di che cazzo di manga stai parlando? Avete anche ragione. Sto parlando di il numero 2 di Layer Game. Allora, Layer Game è bello. Io avevo detto una cosa che poi era sbagliata durante un video, perché avevo detto che loro due erano tutti e due intelligenti. Invece no, lei è una mezza deficiente e lui è l'unico intelligente. Cioè lui usa il cervello, lei sembra che ce l'abbia solamente per bloccare il cotton fioc, cioè è l'unico per quello, sennò non gli serve a niente a lei. Bello, l'Air Game veramente mi piace, della J-Pop, prezzo 5,90€. Ho preso il numero 2 e il numero 3. Questo è il numero 2, sì, il numero 3. Devo ammettere che non mi dispiace veramente, è questo. Voi ditemi ragazzi se sapete se si riesce a trovare bene o no, perché comunque non è nuovissimo, almeno credo non sia nuovissimo, e ve lo consiglio veramente vivamente. Ragazzi, siamo arrivati a un numero di una serie che a me personalmente piace tantissimo, ve ne ho parlato in un video non troppo tempo fa ed è uscito il numero 19, ovvero sto parlando di BTOOM, bisogna sempre dirlo così ragazzi perché sennò non funziona. Se voi dite BTOOM normale, no? Vedete il manga si rattristisce e il colore va via e voi avete solamente un libro bianco. Vabbè.
Bitum, bello, 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 lei bella e mi piace, devo ancora leggere questo volume, consigliato a tutti, ormai me lo sono dato in faccia, 6,50€, Planet Manga, ci sta, Bitum ci sta tutta la vita, consigliato. Regà, io pensavo fosse morto l'autore di questa serie perché era un po' che non faceva uscire niente, oppure sono io che non mi ricordo, cioè non lo so, so solo che era da un po' che non sentivo questo titolo. È uscito il numero 26 di Uchiu Kyudai, Fratelli nello spazio. Subito, allora, l'unica cosa che mi viene da dire è che, vabbè, io sono molto indietro, lo dico subito, sono molto indietro. È vero che dopo un po' sembra veramente noioso, nel senso carino, ma non c'è niente di troppo emozionante. Spero veramente che questo volume sia meglio. Sì, l'unica cosa che mi viene da pensare. E quindi vai, Uchiu Kyudai, numero 26, consigliatino. Ragazzi, lo so che siete dei grandissimi fan di Hiromashima. E infatti è uscito il suo nuovo volume, Fairy Tail 47. Correte in edicola, anche no, in fumetteria a comprarlo. E visto che correte così velocemente, Elsa nel vostro volume sarà senza parte sopra. Questo sarà un bonus solo per voi. E se non sarà così, dovete picchiare il fumettista. E iscrivetevi. Ma che cazzo di slogan è? Vabbè, Fairy Tail numero 47. Numero 47, Retail sempre bello, regà. Non capisco perché cazzo ti devo mettere due barre qua dietro, ne basta una, però vabbè, 4,30, dove cazzo è, Star Comics, 47, bello. Regà, siamo arrivati a un'altra grandissima opera, cioè l'opera è bella, però la casa diciamo che ha qualche problemino. Sto parlando della Goen. Tanti di voi me l'hanno detto, stai attento, guarda che la Goen non si sa, quindi non sai se uscirà un numero il mese in cui deve uscire o ci mettono un anno a farlo uscire, non si sa. Ok, avete ragione perché ha un sacco di problemi, però comunque finché un numero, cioè una serie a me piace e la voglio portare, cioè voglio portare sia voi che la voglio prendere per me stesso perché mi piace, la prendo. Quando poi uscirà, poi speriamo presto, ma comunque se poi la Goen non potrà o darà i diritti a qualcun altro ci comprerà i diritti, sarà sicuramente così. Questa serie mi è piaciuta tantissimo e ho deciso di continuarla finché uscirà e non è iniziata da tanto, quindi spero che un bel po' vada avanti. Sto parlando di Food Wars e questo è il numero 4. Allora, io vi dico subito che Food Wars mi sono letto fino al 3 tutto, e poi non so, questo non ce l'avevo ancora, chiaramente non potevo leggerlo. Ho guardato gli anni, l'anime. Il problema, l'unico problema è che l'anime mi sono fermato a guardarlo alla puntata 10. E se voi ci fate caso, alla puntata 10 dell'anime e al numero 3, la fine del fumetto, cioè del manga, scusate, la fine del 3, sono uguali, cioè coincidono. Quindi voi guardate l'ultima puntata, quindi puntata 10, e leggete il volume 3, alla fine sono uguali, quindi io mi sono fermato nello stesso posto. Devo leggere questo volume per vedere come va la sfida, e poi quando finirà questo volume dovrò continuarlo con l'anime, perché chissà quando uscirà il prossimo volume di Food Wars. Comunque Food Wars 4, bello, della Goen, prezzo 4,50€, la prima Goen sta facendo dei prezzi umani, una volta ci metteva 4,55€. 555, 666, no, 666 no, però avete capito. Food Wars, bello, consigliato. Regà, io sono sicuro che voi non sapete questa cosa perché non l'ho ancora mai detta nel canale. Io amo un po' di sport, cioè sono un po' di sport che a me piacciono. Quando ero a scuola comunque giocavo a calcio, un po' così, preferivo altri sport al calcio. Preferivo pallavolo, preferivo cioè tanti altri sport. E infatti tempo fa ero lì, qui in casa, avevo finito una serie che stavo leggendo, dai, proviamo a prendere uno di quei numeri che ho unici, e mi sono preso un volume unico e ho detto, porca troia, è veramente fatto bene, non me l'aspettavo. E che numero era? Era il primo numero di Haikyuu ed è veramente bello. Devo ammettere che è molto 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 meglio secondo me, perché comunque a me piace più la pallavolo che il basket. È meglio di
Kurokos Basket, sapevo che stavate pensando a Slam Dunk, ma non è Slam Dunk, chiaramente. Slam Dunk è un altro livello. E chiaramente IQ è molto bello e ho deciso di comunque di continuarlo, tanto non penso che siano lunghi, cioè che sia lunghissimo. E ho preso il numero 2 e il numero 3. Lo so, mi manca ancora un po', abbastanza, però regà, piano piano recupererò anche IQ, perché veramente mi è piaciuto, non me l'aspettavo così bello. Mi piace la storia, mi piacciono i personaggi, come sono caratterizzati, tutto. Bello, 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 consigliatissimo. Raga, dobbiamo andare un po' più veloce perché c'è ancora un botto di roba da farvi vedere. Numero 15 di Yamada-kun e le sette streghe. Voi sapete, io adoro la mangaka di questo manga e dell'altro manga che ha fatto, quindi io ve lo straconsiglio. Molto, molto bello, sia questo manga che il precedente, che era Yankee con Megan-chan, il tepista da quattro occhi. Consigliatissimo. Raga, un altro sport che a me piace veramente tanto è il tennis. E infatti se mi conoscete sapete che ho una serie di tennis bellissima che è Il Principe del Tennis, ed è uscito il numero 39 e non ne mancano molto alla fine, ma cazzo, bellissimo, bellissimo, bellissimo. Non vi aspettate un tennis normale, perché è un po' come Holly e Benji, nel senso la palla fa dei strani giri, super effetti, vabbè. Bello, mi piace veramente. Tennis, il Principe del Tennis, se ci sta. Prezzo 5,90. Raga, una delle mie serie preferite, ovvero Kenichi, questo è il numero 29, ragazzi. Kenichi ne sono usciti tipo 60, 61, non so di preciso, penso 60. E Kenichi a me piace veramente tanto. Ve lo stra consiglio. Lo so che a tanti di voi non piace, ma dategli almeno una possibilità perché è molto molto bello. Raga, anche qui, come in tanti altri volumi, ho preso un volume unico dalla libreria e me lo sono letto. Mi è piaciuto e ho deciso anche lì di continuarlo. E è Yoichi, professione samurai. Il primo l'ho letto, mi è piaciuto, ho preso il numero 2 e il numero 3. Lo so, come vedete non sto prendendo tantissimi numeri all'inizio, perché voglio vedere se la storia è bella e comunque fa a bomba, oppure, avete capito, la serie all'inizio un po' scricchiola. Mi è piaciuto, questo qui ve lo consiglio, 4 euro. Ah, cioè il bello è, ragazzi, non so se si vedrà mai, forse farò uno zoom, 4 euro, 4,5. Cioè, quindi possono essere anche 4,5 centesimi. Cioè, boh, vabbè, la Goen, ragazzi. Raga, una serie che io adoro, che ho sempre detto che c'erano 2-3 persone che la seguivano, mi avete detto qua sotto, no ma anch'io la seguo, guarda che anche a me piace, anche a me piace, anche a me piace, quindi invece di essere 2-3 persone saremmo 7-8, ma meglio così, dobbiamo sempre crescere perché questa serie è bellissima e sto parlando del numero 32 di Toriko, ragazzi. Toriko è bellissimo, cioè è fatto veramente bene, la storia mi piace, i personaggi, i cibi. Mi piace Toriko, anche se sono molto indietro a leggerlo, però mi piace. Raga, questo è il volume che è il sostituto di Naruto, come hanno detto, come ha detto, ovvero My Hero Academia numero 4. Allora, bello, sì, questo non l'ho ancora letto, questo volume, però cioè, è bello come volume, ok, però non vi aspettate ancora il top. Carino, leggibile, ok, basta. Raga, guardatemi veramente stavolta, che vi devo dire, manga che non ha ancora letto praticamente nessuno, però l'anime l'hanno visto tutti. Beh, se vi dico così dovete già capire che cos'è, quindi bloccate il video e scrivetemi qua sotto che cavolo di manga è. Beh, raga, One Punch Man 5. Lui, allora, ve lo dico subito, ancora non so se è uscita la seconda serie di One Punch Man, non credo. Ve lo dico adesso, questo video lo sto registrando ad agosto, non so voi quando lo vedrete. So solamente che quando io registro questo video, quello vedrete tipo fra 2 settimane. Però vabbè, io vi dico solo che questo personaggio, secondo me, in One Punch Man sarà molto 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 importante. Per adesso non ha ancora fatto niente di che in questa prima stagione, ma io credo veramente che sia molto molto utile ai fini della storia. Oh, l'ho detto, raga,
Secondo me è così, quindi quando succederà, se succederà, sapete che io l'ho già detto. One Punch Man 5. Ragazzuoli, siamo arrivati diciamo alle ultime due cose, una miniserie, una serie che sto portando avanti e un altro volume. E poi ci sono i nuovi arrivi. Cominciamo, ragazzi, e io settimanalmente, come voi sapete, compro un volume, un fumetto in edicola, che comunque devo ammettere che pensavo finisse con il numero 15, però mi sono sbagliato, non è così. Finisce col numero 25. Beh, c'è un po' di differenza, però dai, teniamo duro, andiamo avanti. Chiaramente sto parlando di Marvel, la battaglia, come cazzo si chiama, la battaglia del secolo, non me lo ricordo mai, non me lo ricorderò mai. E questo è il numero, devo guardarci perché sulla copertina non c'è scritto, 12. Raga, io non ve lo ripeto più. Guardate che cazzo di copertine. Le copertine sono veramente bellissime. Adesso, questa è la parte davanti, guardate quella dietro. Sono splendide. Io non penso che... non ho mai visto le copertine così belle, così fatte bene. Guardate le tavole. Sono... boh. Vabbè. Numero 12. Numero 13. Cioè, bellissima anche questa come copertina. Guardate dietro, sempre lui. Bella, 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 bella. Cazzo. Titolo Dio. Numero 14. Anche qui bellissima copertina. E dietro sempre lui, però... bella come copertina, al limite dell'universo. Numero 15, bellissima anche questa, ragazzi, cioè, ogni copertina è fatta veramente da Dio. E dietro, beh, che ve sto a dire, ma di che stiamo a parlare? Mi dite che di che stiamo a parlare? Bellissima. Ultimo volume per quest'oggi di questa serie, il numero 16, bellissimo anche questo, che devo dire che ogni copertina, io non so se è bella, se è più bella, è fatta veramente da Dio. Il prezzo, ve l'ho detto, mi sembra, l'ho trovato 9 euro, comunque costa un po', ma cioè, raga, le copertine sono bellissime, la storia è eccezionale, guardate che fottute tavole, cioè, che vedevo dire in più? Vabbè che costa 9 euro, cazzo, merita. E poi è una cosa che esce in edicola, che non la troverete sempre da tutte le parti, quindi prima la recuperate meglio è. Ragazzi, siamo arrivati nella zona un po' più hot, solito modo hot figo, però abbiamo solamente un volume e purtroppo questa categoria è molto povera. Non perché non ci siano robe hot, ma non è che posso comprare hentai, non mi interessano. Però questo si avvicina parecchio all'hentai. È uscito. Guardate come mi guarda contento. Il numero 6 di Peep Hole. Sempre col buco dietro. Un po' ci sta il buco davanti, ma anche il buco dietro va usato. Che cazzo sto dicendo? Che cazzo di messaggio sto mandando? Non usate il buco dietro. Stiamo parlando di fumetti, cioè di manga, di fumetti, perché devo parlare di buchi? Vabbè. People 6, bello, regà. Non vi, cioè, ogni pagina, ma pagina lui che strizza la zinna. Pagina dopo. No, non succede niente. Aspetta. No, niente, però si vedono praticamente le zinne sotto i vestiti. Lui tipo rosso, lei che dai, vabbè, raga, ogni pagina pronuncia qualcosa di. Avete capito? People, bello, J-Pop l'editore, 6,90€, ma merita. People merita, raga, dovete comprarlo perché è veramente bello. Siamo arrivati, ragazzi, alle novità, quindi agli ultimi manga, e devo dire che non sono tante, sono alla fine due serie. Una già conclusa e un'altra l'ho appena iniziata, ma dovrete dirmi voi se comunque è bella o no, perché io ancora non la leggo, non so bene quando la leggerò, perché ho un botto di roba da leggere. La prima serie di cui parlo è Sword Art Online. Box, questi qui con due volumi. Raga, lo so, tanti, non adesso, ma tipo un mese, due mesi fa,
moriva per Sword Art Online. Oh, Sword Art Online, bellissimo, tutti dovrebbero guardarlo, tutti dovrebbero leggerlo. A me non mi piace andare dietro la massa dei pecoroni, non mi piace. Sword Art Online, quando tutti ne parlavano, io lo conoscevo solo per sentito dire, non sapevo di cosa parlava e non mi interessava. Poi, dopo che era stato osannato troppo, mi sono andato a vedere l'anime, ma perché era un giorno che non sapevo praticamente che cazzo fare, ho detto vado a vedermi l'anime, ho visto la prima puntata, mi è piaciuta e così mi sono guardato tutta la serie, la prima serie, e ho deciso così di prendermelo. Ecco, e questa è stata la mia avventura con Sword Art Online. Io il manga ancora non l'ho letto, perché comunque mi sono visto tutta la serie e dovrò leggermelo. Comunque mi è piaciuto e ci sta, cioè, non è Dio Sword Art Online, è bello, però insomma, avete capito. Quindi Sword Art Online, questa è Einkart, Sword Art Online 1, e ho preso anche Sword Art Online Fairy Dance, sì, Fairy Dance. Guardate che bella dietro. Anche questo box con 3 volumi, bello. Sword Art Online è bello, basta. Cioè, che altro vedevo di prima e seconda serie? Sì, stagione. Vabbè, quello che è, prima e seconda. Raga, questo è un manga che non mi aspettavo assolutamente di comprare. L'ho trovato a caso, veramente a caso, perché ero sul sito dei manga, no? Che scorrevo la home per vedere i manga che dovevano uscire. E questo qui, un manga che doveva uscire, l'ultimo volume, che doveva uscire il numero 18, mi ha intrigato la copertina, allora ho cliccato, mi sono andato un po' a informare e non mi dispiaceva la storia. Però chiaramente non è che posso prendere tutti i numeri dall'1 al 18 così. Chiaramente deve piacermi veramente la storia. Ho preso solo il primo volume e io però non lo conosco, ragazzi, assolutamente. Voi quindi scrivetemi qua sotto se ne sapete di più. Il manga è Suzuka, sì, Suzuka, il primo volume di Suzuka. Io l'unica cosa che vi posso dire, che non ho ancora neanche letto qua dietro, so solamente che c'è un ragazzo che si trasferisce dalla zia, comunque dai parenti, a Tokyo e deve andare a questo liceo. E io per... Sei nera, sei nuda, hai capelli biondi, complimenti. No, niente ragazzi, non me lo aspettavo, ve lo giuro, ho aperto una pagina a caso, cazzo salto, ho aperto una pagina a caso e c'era lì quella lì nera, nuda, vabbè, nera perché è abbronzata. Allora, 4,90€ Star Comics, ditemi veramente voi, perché io non so praticamente niente di questo manga, so solo che lui, come vi ho detto, arriva a Tokyo, si iscrive in questo liceo, vede lei, penso sia lei, sì, questa qui, e si innamora. E poi penso che vada a fare anche lui tipo atletica, perché vuole stare vicino a lei, una cosa del genere. Non mi dispiace, voi scrivetemi veramente cosa ne pensate e niente. Suzuka. Ok ragazzi, il video finisce qui. Se vi è piaciuto, bel pollice in su. Se non vi è piaciuto, beh, pollice in giù. Lasciate un commento qua sotto, lo sapete, lo spazio ci esembre. E bello a tutti.